Adesso è arrivato il momento dell'ultimo acquisto della famiglia di pomeriggio, possiamo definirlo così. Parliamo in termini calcistici, che l'amico Marco Tontonati conosce bene, giusto Barbara? Assolutamente, lui Marco Tontodonati è proprio un veterano di Rete 8, lo possiamo dire, nel calcio diciamo non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Di pomeriggio lo ha così accolto nella famiglia con grande piacere e con grande Certo. onore, però con noi ha un ruolo un po' così, un po' diverso. E andiamo insieme allora a vedere questa puntata di vlog. Noi come Il vlog di Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog. E intanto saluto anche tutti gli amici che ci stanno seguendo di pomeriggio su Rete 8. Nato a Pescara il 7 marzo del 1953, avvocato della Sacra Romana Rota, decano degli avvocati dei tribunali ecclesiastici di Pescara e Chieti, con esperienza e pratica nei tribunali apostolici regionali e diocesani di tutto il mondo. In passato professore universitario di diritto matrimoniale canonico, autore di libri, sempre nell'ambito matrimoniale canonico, editi dall'edizione San Paolo. Cofondatore, insieme a Monsignor Iannucci, allora arcivescovo di Pescara, del consultorio familiare CIF. Nei suoi studi legali, 5 in Italia e uno a Ginevra, sono stati formati più di 15 avvocati canonisti. Ha fatto centinaia di conferenze in Italia e Svizzera sul matrimonio religioso, ha lavorato per importanti e note cause in Vaticano. Ora si dedica alla sua antica passione della buona cucina e del buon bere nella sua location per eventi Villa Lanfaloni a Montesilvano Colle, gestita da sua figlia Francesca. Con noi l'avvocato Gaetano Lanfaloni. Ben trovato, avvocato. Ben rivisto. È sempre un piacere. Noi ci siamo già incontrati qualche anno fa, ma è davvero un piacere rivederla qui. No, il piacere è mio, anche perché dare alcune notizie simpatiche, belle, è sempre piacevole. Intanto, partiamo dall'inizio. Come è nata la sua passione per il diritto matrimoniale canonico? Allora, la mia passione è nata perché ero molto giovane e volevo, finiti gli studi universitari, intraprendere medicina per poi pigliare psicologia. Restai colpito moltissimo dal problema di un mio amico che tornò a casa più grande di Sì. me, la moglie era svizzera, non ritrovò né la moglie né i figli, cosa che questo successe 50 anni fa, non ha mai visto, rivisto soprattutto i figli. Non c'era nessuno esperto in diritto matrimoniale. Mi informai, mi iscrissi a giurisprudenza, poi mi interessava il matrimonio, prendere la specializzazione in diritto matrimoniale, ma è una specializzazione che non esiste. Quindi mi informai qual era il modo più congruo per prendere questa strada. Parlai con mio grandissimo amico, parroco, Don Palmerino di Sciascio, che esercitava nei tribunali ecclesiastici, si occupava. Il famoso Don Sì, Don Palmerino. Sì, Palmerino di è lui, Sciascio, che sì. per me è stato un padre, e mi disse: perché non vai a Roma e ti iscrivi diritto canonico? L'unica possibilità che hai di trattare il matrimonio, di fare delle cose buone. Allora, entriamo più nello specifico. Qual è stata la causa più significativa su cui ha lavorato presso la Sacra Romana Rota? Beh, diciamo che non potrei fare il nome. Ah, però ci faccia capire in qualche modo. Beh, è stata Ma perché così non si andando, possono fare i nomi? beh, anche se ormai si sa, allora non si sapeva niente perché da noi è tutto segreto e la sentenza di questa causa non è stata neanche pubblicata nei nostri volumi rotali dove sono pubblicate tutte le sentenze. Mi occupai della seconda volta che una persona molto importante in Europa e che stava su tutti i media in quel periodo rifeci la seconda causa ed andò bene.
Poi riuscii anche, entrai in quel, allora aprì anche uno studio a Ginevra, perché... sono collegate queste due, sì, cose. Sì, collegato perché il cugino... Quindi stiamo mettendo a fuoco il meglio. Il cugino di questa... di questo personaggio. Di questo personaggio, sì, era proprio un personaggio. Uomo o donna? Erano tutta la famiglia. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia. Credo di aver capito. allora, insomma, era il cugino... E mi fece conoscere, fare altre cause, diciamo nell'Europa, nella quella che possiamo chiamare borghesia nera, che aristocrazia, scusi, sì, aristocrazia nera, quindi da principi in su. Io mi ritrovai in questo ambiente, ripeto. Da principe in su, quindi lei ha avuto a che fare con questi signori, insomma. Io non è che ho avuto a che fare, io ho avuto da lavorare. Da lavorare, che è diverso, giustamente, è l'avvocato mi fa notare. È stata una bella soddisfazione conoscere queste persone, conoscere l'infelicità che c'era in queste case regnanti, perché c'era lo sfarzo enorme, pubblicità, giornali, riviste... a livello internazionale, però conoscendo dal di dentro le situazioni familiari. Felicità poca. La felicità non esisteva. C'era soltanto la ragione di Stato. Anche ho fatto quella causa, come qualche altra causa, sempre per questioni di ragione di Stato, non perché interessasse liberarsi, eccetera. Lì era a livello ereditario, perché i figli di questa persona avrebbero potuto... un essere domani, i futuri re. Sì, insomma, capito, o principi, o principi, sì. È interessante. Ho avuto delle realtà, una molto brutta che 10 anni fa mi ha bloccato, mi ha fermato in questa tipologia di lavoro, non solo di nullità di matrimonio, perché mi ero scontrato con un personaggio che insomma, lasciamo perdere anche perché se è molto importante, è riuscito a bloccare il suo lavoro, figuriamoci cosa potrebbe fare a noi che ne stiamo parlando. No, no, scherzi a parte, suppongo insomma, qualcosa di importante. Il cardinale mi chiamò e mi disse: Gaeta, tu c'hai figli? Dico: tu lo sai che c'hai figli, ma tu c'hai figli? Certo. Sì, c'hai figli. Dopo 4 ore che io aspettavo, perché era successo il finimondo, non ritrovavo i documenti, questo in segnatura apostolica. E poi mi fece entrare da lui, mi fece vedere dei fascicoli e mi disse: ecco dove sei arrivato, tu c'hai figli. Poi mi portò un altro archivio, mi disse: ecco dove sei arrivato. Il giorno dopo io rimasi impietrito. Il giorno dopo mi telefonò mia figlia, che stava a Roma, era appena venuto per studiare giurisprudenza, tutta impaurita. La mattina mi disse: vai, mi è saltata la macchina. Io avevo comprato una Smart vecchia per girare per Roma e così via. Mi telefono e capisco. Ma addirittura. Sì, sì. Ma di queste cose io ne ho vissute tante. Avvocato, lei ha avuto quindi anche contatti con qualche papa, suppongo. Qualche papa? Ma veramente Giovanni Paolo II, diciamo, a casa ci avrò almeno un centinaio di fotografie con lui, perché ogni inaugurazione, poi lo conoscevo bene, conosceva bene le mie figlie, facevo delle figuracce quando facevamo l'inaugurazione dell'anno giudiziario, erano tutte pompose con questi giudici, con queste toghe, queste cose, eccetera, eccetera. E io c'avevo le bambine in braccio, e il Papa come arrivava si fermava, li pigliava in braccio e diciamo che si scompaginava tutto il corteo, tutto quanto. Quindi il decano della rota dice: avvocato, ma lo sai, ma che ci posso fare io? Quindi poi mi fermavo a salutarlo, a parlarci, mi diceva. Quindi che c'era addirittura questo tipo di confidenza con il Papa. Sì, mi diceva che veniva in Abruzzo. Quando privilegiato lei. No, privilegiato, avvocato. Perché era fatto così, chi non lo conosceva. Era fatto così, poi dipende chi ha più confidenza, meno confidenza. Io con quel Papa, per me è stato un santo, non perché per il santo, ma perché era una persona eccezionale. Io ho ancora tante foto. Un ricordo particolare? Ma guardi, la bontà, la bontà, la semplicità,
la semplicità. E poi ricorderò sempre gli ultimi 10 anni che è stato male. Lui, 15 giorni prima di morire, venne all'inaugurazione della Sacra Romana Rota e volle venire, stava su una sedia, lo svegliavano, gli facevano anche delle piccole punture, ah, sì, sì. Volle venire, partecipare, 15 giorni aveva una prima forza che morisse. Poi si fece girare, quando stava andando via, nella sala Clementina, la poltrona, la sedia dove stava, ci salutò e capimmo, ci mettemmo tutti quanti a piangere, perché capimmo che ormai era arrivata la fine. 15 giorni dopo. Era l'ultimo saluto, proprio l'ultimo saluto, però ve l'ha voluto fare quest'ultimo poi saluto. Poi è salito Ratzinger, e anche lì ci fu una cosa simpatica, perché in Rota noi sapemmo che la famosa fumata bianca, sì, c'era stata al mattino, poi l'avevano soppresso quella fumata e il pomeriggio riuscì la notizia, c'avevo lo studio vicino, Vaticano, sì, mia, la conciliazione, andai a vedere chi era questo Papa ed era quello che pensavamo. E perché avevano ritardato? Perché Papa Ratzinger, che poi per me non l'ho chiamato mai Papa, perché io lo conoscevo come cardinale. Come cardinale, è rimasto cardinale. Non avevo che cardinale, perché era troppo piccolo, quindi dovevano fare il vestito su misura, non riuscivano a fare tutti i paramenti su misura. E quindi uscì fuori a Piazza San Pietro il pomeriggio, ma noi già sapevamo che in anticipo era, in perché anticipo c'era questo episodio. Ma quante ne sa avvocato, mamma mia, la devo invitare più spesso, sì, perché sì, lei ne sa una più del diavolo, e in questo caso il diavolo ci sta bene perché... E beh, insomma, non si smetterebbe mai di parlare con lei, perché insomma ci sta raccontando delle cose davvero uniche che non avevamo ascoltato da altre persone, no? Ci stava parlando del Papa, di Ratzinger, ma poi di persona questo Papa rispetto all'altro Papa, che impressione le ha dato? Beh, vogliamo parlare di questo... Di Ratzinger. Di Ratzinger. Ratzinger era una persona modestissima, stava alla congregazione dei sacramenti, quando si incontrava diventava rosso. Per la vergogna, cioè aveva un timore della persona, timido. Una persona riservata, riservatissima, tant'è vero che quando apparve lì Piazza San Pietro, stavamo io e una collega, dicemmo: ma come fa lui a fare il Papa? Perché lo conoscevamo come una persona, ripeto, talmente riservata che a salutarla diventava rosso. Solo, una mente solo per il saluto. Teologica eccezionale, però... oggettivamente io sì, non lo vedevo come Papa. Come fa questo poveraccio, anche perché eravamo stati 10 anni, anche perché il predecessore era completamente l'opposto, certo, anche perché la curia romana e il sottobosco romano è qualcosa di pazzesco. In che senso? Quindi un Papa sta lì, si deve sempre pensare. Noi vediamo il Vaticano che sta a Roma, lo consideriamo come qualcosa di nostro. Il Papa è il capo supremo di 1.200.000.000 di cattolici. Quindi parliamo dell'ultimo Lanfalone. Di che cosa si occupa? Perché allora l'ultimo Lanfalone si occupa, dopo quello che ho detto, quello che mi è accaduto a Roma per quella causa assurda, decisi di lasciare 5 studi che avevo in Italia. E facciamo un conto che io avevo una media di 240 cause annullamenti l'anno. Il decano, allora eccellenza Monsignor Pompetta, mi chiamava Princeps Advocatorum, perché da modesto abitante di Piazza Duca degli Abruzzi era andato a finire in un era mondo diventato il principe delle cause, ci si capiva niente, sì, capito? Allora dovetti tornare. Ma il tornare. Pescarese è così però, ecco, avendo una villa abbastanza grande, avendo mia figlia che non voleva, psicologa, non voleva continuare gli studi, mio figlio, e allora avevo girato un po' il mondo, avevo visto tante cose belle
aprì la prima location per eventi, cosa che ancora si sa che cosa sia questa location per eventi, qui a Pescara in Abruzzo, avendo visto delle cose simili in Costa Azzurra, in altri posti, eccetera, certo, eccetera. Avendo girato, e quindi ho cominciato a fare questo. Grazie allora all'avvocato Gaetano Lanfaloni per quello che ci ha raccontato, grazie a Luca Ricci per la regia e grazie a voi che ci avete ascoltato ma anche guardato, perché siamo collegati con Rete 8 di pomeriggio. Noi come il vlog di Marco Tontodonato.